Merci Luciano Cominetti al termine di Pool Liberta Scantù Tinet Gori Wines Prata di Pordenone. Una bella vittoria, forse un po' più combattuta di quello che il punteggio dice. Beh, abbiamo giocato bene nei primi due set, abbiamo fatto un buon lavoro in battuta, ma specialmente diciamo nella fase di contrattacco siamo stati molto attenti. Appena siamo calati un po' in difesa, loro hanno fatto, comunque ci hanno fatto faticare. Peccato perché quei due punti di vantaggio che avevamo nel finale del set, abbiamo sbagliato qualcosina in distribuzione e purtroppo li abbiamo lasciati passare avanti. Poi però bravi a stare attaccati fino alla fine, questo è un altro grande segnale di crescita dei ragazzi nel stare in campo. Proprio quello che abbiamo visto anche appunto a Grotta Zolina, oggi l'abbiamo rivisto con una squadra, va bene, che poteva farci perdere la testa nel terzo set, invece siamo riusciti a stare attaccati alla partita fino alla fine. Un bilancio di questo girone d'andata? Beh, allora, il nostro girone d'andata sicuramente come punteggio non è roseo, ma sappiamo anche quello che abbiamo avuto nella prima parte del campionato, cioè molti infortuni, e perciò non siamo riusciti a costruire diciamo un assetto tattico di un certo tipo. Oggi come oggi sono ormai 6 partite che stiamo lavorando in questo modo e vediamo che i frutti stanno crescendo, insomma, ecco. Adesso ci toccheranno 2 partite molto importanti, una fuori casa e una in casa, e di quelle 2 dovremmo portare a casa più punti possibili, però non si può dire mai a nulla. Un augurio ai tifosi? Beh, bravi, perché oggi è il 26, ma sono corsi qua a vedere la loro squadra e ci hanno sostenuto fino alla fine, specialmente nell'ultimo set sono sempre stati attaccati, hanno incitato i ragazzi e questo fa bene a noi e fa bene a Cantù. Grazie coach. Grazie a voi.